Per un mese intero, ogni 4 anni, lei diventa il sogno proibito di tutti i tifosi nel mondo. La lei in questione non è una donna, ma è una coppa. Siamo a Paderno Dugnano, periferia nord di Milano, negli stabilimenti della GDE Bertone, l'azienda che nel 1972 ha realizzato il trofeo e che da allora è licenziataria FIFA per la riproduzione che finisce nelle mani di chi vince il mondiale. E allora, come direbbe qualcuno, andiamo a prenderci la coppa. La Coppa del Mondo è nata da un disegno dello scultore Silvio Gazzaniga quando nel 1970 la FIFA ha indetto un concorso, dopo che il Brasile aveva vinto la terza Coppa Arimè, per disegnare la nuova Coppa del Mondo. L'azienda di mio nonno, che allora si chiamava Bertoni, ha deciso di partecipare a questo concorso e con dei bozzetti fatti dallo scultore, dal direttore artistico dell'azienda, appunto Silvio Gazzaniga, ha presentato e ha vinto poi il concorso. Di questa coppa in particolare era stato realizzato anche un modello vero e proprio in gesso, che poi evidentemente ha fatto il suo buon lavoro perché è stato scelto. Vogliamo raccontare ai nostri lettori il viaggio della coppa, perché adesso in questo momento quella che ha alle tue spalle è una riproduzione, l'originale, diciamo il pezzo numero uno, è ovviamente in Brasile. Però qual è il viaggio che compie questa coppa? Ne fa di chilometri, insomma? Beh, ne fa sì, perché comunque è una coppa viaggiatrice, è sempre in tour con il suo sponsor, viaggia, gira per il mondo, si fa vedere dai fan e poi arriva appunto alla fine del suo tour, arriva dove c'è il mondiale quest'anno in Brasile, per essere poi sollevata dalla squadra vincitrice. La coppa originale in oro rimane alla FIFA, che la tiene e poi la rimette, appunto la rimanda in giro per il mondiale successivo. Alla squadra vincitrice va una copia identica in metallo e dopo il mondiale la coppa viene qua a rifarsi un po' il look, rimane sempre se stessa, però magari viene ridorata, vengono fatte le incisioni sotto al disco e viene sistemata per essere poi di nuovo pronta ad andare a casa. Valentina, voi siete un'azienda artigianale, in quante persone lavorano, come dicevi tu, per rifare il look a questo trofeo? Ma circa 7, dipende poi dalle lavorazioni che ci sono da fare. Noi siamo tra circa 12 persone, a seconda dei periodi. Sulla coppa ci sono 7 persone dedicate. Prima della Coppa del Mondo, la prima spinta che ha avuto l'azienda sono state le Olimpiadi di Roma del 1960. Da lì è iniziata la collaborazione col Comitato Internazionale Olimpico. Poi è arrivata la Coppa del Mondo e da lì poi è nata tutta la collaborazione con la UEFA. Tra l'altro l'Europa League è fatta dallo stesso disegnatore, dallo stesso artista che ha disegnato la Coppa del Mondo, così come la Super Competition. La Champions League ha un altro disegnatore, non è un nostro disegno, però è nostra produzione. Sono appunto dei trofei più ambiti. La coppa originale è tutta in oro con le basi in malachite, oro 18 carati che è 7,50, insomma l'oro comune, mentre invece la copia è in metallo dorato, però la coppa originale è tutta in oro. Che valore potrebbe avere una coppa del genere, al di là del peso dell'oro? È incommensurabile, perché comunque è un oggetto d'arte, ha un valore simbolico molto forte, poi appunto c'è il valore monetario che è facile da calcolare a seconda del valore dell'oro, del prezzo di mercato, ecco, però di per sé è un oggetto che non ha valore, perché ne ha tantissimo. Questo qua è il calco in gesso della Coppa del Mondo, da cui poi si ottiene lo stampo e la cera per fare la fusione. Questa qua è la fusione grezza che arriva e che viene poi rifinita. Vengono saldati i buchi di fusione, viene risistemata le varie imperfezioni, viene cesellata per rendere delle parti che sono più, magari non sono venute bene in fusione, per renderle più visibili. Poi viene tagliata la base, perché l'anello della base è attaccato a parte tra le due basi in malachite, e dopo questa lavorazione viene portata in chimica per essere pulita, sgrassata, dorata, asciugata e poi alla fine assemblata. Cosa si prova a mettere le mani sulla Coppa del Mondo? Una gioia immensa, visto che noi oramai, per noi è diventata una routine, perché ci siamo abituati. Forse per gli estranei è una chicca in più voler mettere le mani sulla Coppa del Mondo.
Questo passaggio cosa consiste? Nel tirare via lo sporco della pasta. Quanto ci sta a bagno nella doratura, per la doratura? Un paio di minuti. Un paio di minuti. Non di più.